Salve a tutti i cittadini della Terra, qui parla Yuri Gagarin dalla missione Vostok 1. Al momento sto orbitando intorno al nostro meraviglioso pianeta. Sono onorato di essere il primo uomo a compiere tale viaggio e di condividere con voi questa straordinaria esperienza. Ключ на 13, есть 13, зажигание. Кедр. Я заря один, зажигание. Понял, дается зажигание. Предварительное. Alle 9.07 ho sentito un fischio e un rumore assordante. Ho sentito come il corpo di tutta la nave stesse tremando. E molto, molto lentamente è partito. Era molto difficile muovere il braccio. Ma sapevo che questa condizione non sarebbe durata a lungo. Solo quando la navicella ha raggiunto la velocità necessaria ed è entrata in orbita, la Terra ha segnato 7 secondi dall'inizio del lancio. Risposi, capisco, tutto sta andando bene. Guardate con me, il nostro pianeta si estende sotto di noi, avvolto dal blu profondo degli oceani e circondato dalla sottile linea dell'atmosfera. È un'esperienza che supera ogni immaginazione. Con questo viaggio ho sperimentato la bellezza e la grandezza del cosmo. Osservando il nostro pianeta ne ho concepito la piccolezza e ho capito quanto sia importante preservarlo e proteggerlo. Grazie a tutti per il vostro sostegno e la vostra fiducia. Il mio viaggio nell'universo può essere finito, ma il cammino verso nuove frontiere è appena iniziato. Grazie a tutti e arrivederci da Vostok 1. Buongiorno Terra, sono John Young e oggi vi parlo direttamente dalla stazione in preparazione per la missione Apollo 10. È un giorno di intenso lavoro oggi, ma volevo comunque introdurvi in questa straordinaria avventura. 10, 9, we have ignition sequence start. Engines on 5, 4, 3, 2, all engines running. Launch commit, liftoff, we have liftoff 49 minutes past the hour. La giornata inizia presto per noi astronauti. Dopo la colazione ci immergiamo nelle nostre attività di preparazione per la missione. Oggi, come ogni giorno, siamo immersi nel simulare e perfezionare ogni dettaglio della nostra prossima avventura nello spazio. Durante la giornata lavoriamo insieme come una squadra coesa, facendo affidamento sulle nostre abilità e sulla nostra preparazione per superare ogni sfida che potrebbe presentarsi. Ogni membro dell'equipaggio svolge un ruolo vitale nel garantire il successo della missione. Grazie per il vostro sostegno e interesse verso la nostra missione. La nostra avventura nello spazio ora continua, voi tutti siete parte di essa. Grazie, arrivederci dalla preparazione alla missione Apollo 10. Hey John, while you're sampling there, you might look around and see if you see any vesicular basalt. That's what I'm looking for. Good show. I told him you were. What? Okay. We see that one went all the way in. Not quite. But there it is, all but about,
Salve, sono Hernando Tomayo Mendes e oggi vi porto con me in una giornata ricca di esperimenti e scoperte nella nostra navicella spaziale. Oggi è una giornata come gli altri, ma ricca di attività emozionanti e straordinarie. La giornata inizia presto con l'avvio dei nostri esperimenti scientifici. Oggi il nostro focus è sulle chimiche organiche nello spazio. Studiamo le reazioni chimiche che avvengono in un ambiente a gravità zero e le loro implicazioni per la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico. I nostri esperimenti ci permettono di comprendere meglio i processi chimici fondamentali che si verificano nello spazio e di sviluppare nuove tecnologie e materiali innovativi. Questo lavoro è cruciale per il futuro dell'esplorazione spaziale e per il nostro progresso come specie. Oltre agli esperimenti scientifici, lavoriamo anche sullo sviluppo e il test di nuove tecnologie a bordo della nostra navicella spaziale. Queste tecnologie ci consentono di vivere e lavorare in sicurezza nello spazio e di massimizzare il nostro tempo e le nostre risorse. Ogni attività che svolgiamo nello spazio è un passo avanti per un futuro più luminoso e per l'umanità. Siamo impegnati a scoprire ed esplorare lo spazio per portare avanti la ricerca tecnologica che servirà per noi e per le generazioni future. Okay,